Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, come nove della nostra grandissima Rosa Balistreri, introduciamo diciamo, questo nuovo appuntamento che segna l'inizio di un percorso strepitoso sulla gastronomia siciliana. Toccheremo tutte le città capoluogo della Sicilia. Inizieremo la trama e poi toccheremo Palermo, Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Enna, Caltanissetta e racconteremo di ogni città il piatto tipico, il piatto che racconta, che più di tutti racconta la storia di ogni luogo del genere. Stasera partiremo da Trapani e tra un po' vi racconterò cosa faremo. Buon proseguimento e ci vediamo tra poco. Bentornati, bentornati ragazzi. Allora, abbiamo accennato qualcosa, adesso vi spiego, entriamo nel dettaglio, vi spiego un attimino quello che andremo a fare stasera. Stasera faremo le busiate con il pesto alla trapanese, quindi busiate alla trapanese, meravigliose. Vi faccio vedere se mi inquadri, vi faccio vedere un attimino cosa stiamo facendo. Stiamo sbollentando i pomodorini per togliere poi la buccia e pigliarvi dei semi, eccetera, eccetera. Poi abbiamo le mandorle già pelate e tritate, che triteremo ulteriormente insieme al resto degli elementi. La busiata, la regina della serata. Pasta tipica della Sicilia occidentale, fresca, fatta di semola, acqua e sale, arrotolata con un serretto particolare, aglio nostrano, basilico e poi introduco stasera una variante, non me ne vogliano i nostri amici trapanesi, introduco una variante che la ricotta di pecora, che tratterò in un certo modo. Esistono infinite varianti riguardo a questo piatto, infinite varianti, c'è chi lo fa con pesce spada, c'è chi lo fa con... poi parliamo di un territorio eccezionale dove veramente sono un'eccellenza incredibile, il couscous alla siciliana, la bottarga, il tonno, cioè ne parliamo a fare. Vi permetto stasera di interpretare un nuovo piatto e penso che saremo tutti felici. Ci vediamo capo. Allora, ragazzi, abbiamo pelato i nostri pomodori dopo averli sbollentati. Aggiungiamo le mandorle già appena tritate. Aggiungiamo il nostro basilico. Ok. E il nostro aglio, e il nostro aglio nostrano. Ci siamo? Ok ragazzi, ci vediamo tra poco. Aggiungiamo un po' di peperoncino macinato, un po' d'olio di casa, quello nostro meraviglioso, aggiungiamone ancora, che sia, non dico abbondante, ma quanto basta, e poi cominciamo a frullare. Guardate qui, ovviamente stiamo mixando con il frullatore a immersione perché dovremmo farlo a mortaio per motivi di tempo, lo facciamo così. Chiaramente andrebbe pestato a mortaio, quella è un'altra soluzione, una soluzione più tradizionale, quella un po' più lunga, più romantica, ma va bene anche così. Ci vediamo tra poco ragazzi, il nostro pesto è quasi. Ragazzi, aggiungiamo
al nostro pesto già pronto un po' di pepato vecchio, un pochino, andrebbe aggiunto il pecorino, ma questo fa parte delle mie varianti, il pepato vecchio. Diamo una mescolatina, una piccola mescolatina e il nostro pesto è pronto. A tra poco. Buttiamo le busiate dentro l'acqua, le mettiamo qui, diamo una bella mescolatina e la facciamo andare per qualche minuto. A noi piace al dente, quindi guardate qui, tra un pochettino la butteremo dentro il nostro pesto. A tra poco. Ragazzi, ho buttato, allora ho messo una parte del pesto in questa ciotola d'acciaio che non si chiama bollo, si chiama ciotola, perché noi siamo italiani, siciliani, si chiama ciotola d'acciaio. Poi nel frattempo ho qui la ricotta di pecora, adesso faccio una cosa, anzi no, la faccio dopo questa, vi riservo ancora la sorpresa, ci vediamo tra poco. Ragazzi, la pasta sta andando, nel frattempo facciamo un'operazione un po' particolare. Buttiamo un po' d'acqua di cottura dentro la ricotta, così. Ok, e diamo una mescolata. Aggiungiamo un po' d'olio d'oliva e mescoliamo. E mescoliamo così, in maniera abbastanza energica. Ricotta di pecora nostrana con olio di casa e l'acqua di cottura della nostra pasta meravigliosa. Ci vediamo dopo, ragazzi. Aggiungiamo un pizzico di pepe nero alla nostra ricotta, proprio un pizzichino, e diamo un'altra scolatina. Ok, va bene, poi vedrete come lo useremo, poi vedrete come lo useremo. Meraviglia delle meraviglie. A dopo, ragazzi. Ragazzi, allora prendiamo le nostre busiate, scoliamole leggermente così e le buttiamo dentro il nostro pesto alla trapanese. Le prendiamo così e le mettiamo qui dentro, ok? Busiate, mettiamole qui. Meraviglioso, e non immaginate il profumo che sale questo pesto meraviglioso, il profumo che sale, veramente una meraviglia. Adesso do una mescolata e ci vediamo tra poco. Mescoliamo le busiate con il loro pesto. Ricordiamoci che questa pasta può essere mangiata sia calda che fredda. Mescoliamo intanto le busiate con il loro pesto. Un po' di pesto l'ho messo da parte, ci servirà per l'impiattamento, adesso vedrete. Intanto mescoliamo, guardate che bellezza, e non vi posso raccontare il profumo, non ve lo posso raccontare, guardate che meraviglia, guardate. A tra poco, ragazzi, a tra poco. Ragazzi, siamo al momento dell'impiattamento, quindi prendiamo quella ricotta di pecora mantecata con un po' di brodo di cottura, un po' d'olio nostrano, la mettiamo qui, così, meravigliosamente. Poi prendiamo un po' di busiate
con questo la trapanese e le adagiamo qua sopra. Ok, aggiungiamo un cucchiaio di pesto alla trapanese sopra, così un altro po', e un po' d'olio nostrano a crudo, a girata, e a questo punto possiamo dire che il piatto è pronto. Dedico questa ricetta a tutti gli amici che ci seguono sempre, ai cavalieri di Santa Nicola di Incolosi, e che devo dire ragazzi, a tutti quelli che veramente ci vogliono bene. Adesso mangiamo una meraviglia. Buon appetito a tutti.